Roberto Philibus Terre, quando la magia del cinema si fa corto. Eccolo qui il premio Salento Philibus Terre a Lidia Vitale. Anche perché è un premio che pesa, vero? Un premio che ha un peso. No, devo dire che la cosa bella è che è nell'ambito dei diritti umani, che è una cosa che io sento molto da vicino, e quindi essere in un contesto dei diritti umani per me è sempre un grande onore. E poi con i cortometraggi in realtà si possono lanciare messaggi straordinari in poco tempo. Ma con i cortometraggi, con il cinema in genere, il cinema può lanciare messaggi utilizzando mille linguaggi. E il fatto che questo cinema, il nostro cinema, sia così poco seguito secondo le statistiche è un vero peccato. Quindi invitiamo la gente ad andare al cinema, invitiamo i distributori, gli esercenti a proiettare cortometraggi, a dedicare serate ai cortometraggi. Questo veramente che trovino uno spazio oltre i festival, no? Che il grande pubblico possa fruirne sempre di più. Anche perché l'Italia a volte stenta anche per questo. Ti ritorna il premio, Lidia, devi per forza farlo vedere. Lei stava riposando. Faccio molto sport, spero che si veda. Diciamo, in Italia c'è più difficoltà, per esempio, rispetto agli spagnoli che abbiamo visto, insomma, vincere diversi premi qui al Salento Philibus Terre. Come direbbe qualcuno, insomma, questi spagnoli sono tosti. Ce la stanno facendo vedere dura a noi italiani. A che dipende secondo te? Ma non lo so, io penso che anche gli italiani siano in un momento creativo molto buono. Io di solito la parola crisi la associo sempre a una buona opportunità di rinascita. Abbiamo avuto crisi che si sono ripetute storicamente, quindi la crisi è sempre un bel baluardo per ricominciare a creare. E fai di bello in questo momento, artisticamente parlando? In questo momento, appena torno così bella abbronzata, ritorno sul set dove stavo, per fortuna che le scene precedenti facevo la morta, perché torno nera praticamente. Giustamente ero morta, ero bianca, adesso torno, sono viva e sono abbronzata. Che film è? Ed è un film che si chiama The Sweepers, di Igor Maltagliati, è la sua opera prima, è un film girato interamente in inglese. C'è un bel cast, sì, alla fine si è messo insieme un bel cast, è un low budget. Ho appena finito di girare Angeli per Mediaset al fianco di Ralbova e con mia figlia. Per la prima volta facciamo madre e figlia. Anche questa volta fa mia figlia, però mi ammazzano subito. E che altro sto facendo? Sto portando in giro il mio spettacolo su Anna Magnani, solo Anna, che spero presto troverà una sua produzione, una sua distribuzione. Sarà in America, insomma. Tornerà, io lo sto portando in giro per l'Italia, sono appena tornata da Bellaria dove l'ho portato in scena, l'ho fatto a Padova per il festival di Roberto Citran che ha organizzato un bellissimo festival del teatro, probabilmente comincerà un run a New York, cosa che ci auguriamo tutti, e prossimamente sarà a San Francisco. Il Salento, sia come territorio che come festival, due battute. Mamma che bello, guarda, io ogni volta che torno qua mi si illuminano gli occhi, di colori. Veramente mi dà una gran gioia questa terra. Ti aspettiamo. Sono anche un po' le mie origini, quindi per forza. Ti aspettiamo. Grazie, spero presto.